sono in anticipo. Ciao, benvenuti. Ciao papà, come va? Bene, grazie. E voi? Andrea, il nonno non si saluta? Ciao nonno. Ma ciao. Si saluta così? Bello nonno. Ciao. Come sei cresciuto? Buon compleanno, Andrea. Grazie. Ehi, non lo vedi da quasi 2 anni, ti sembra il modo di ringraziare? Te l'avevo detto di non comprargli quel telefono. E vabbè, ma ce l'hanno tutti, dai. Io non voglio che cresca con qualche complesso. Oh. Ma che cosa stai facendo? È il mio regalo di compleanno, ma non riesco a scaricare le app e neanche a chattare. Tu ce l'hai il wifi? Ma cosa stai dicendo? Lascia perdere, papà. Per te è arabo. Anch'io ti ho fatto un regalo di compleanno, sai? Tanti auguri, Andrea. Grazie, nonno. Una macchina telecomandata. Perché? Non ti piace? Andava di moda negli anni 80, nel millennio scorso, quando era nato papà. Ma come? Effettivamente è una cosa un po' vecchia, papà. Sergio, purtroppo ai ragazzi di oggi piacciono altre cose. Ma che cosa comprate voi e i vostri figli? Queste diavolerie tecnologiche. Papà, dai, il mondo va avanti, il cellulare ce l'hanno tutti. Pensa che io le pagelle di Andrea le ricevo via SMS. Neanche conosco le sue insegnanti. E a scuola fanno tutto con gli ebook. Mica come anni fa con quelle enciclopedie che pesavano 10 kg, te le ricordi? Io non capisco più dove va il mondo. Vedi? Io lo uso per lavoro, anche per divertimento. Ce l'ho fatta! Che succede? Ho configurato il telefono. Cosa? Ora è a posto, ho tutti i miei amici. Ah, sì? E dove sono? Nel mio telefono. Ma com'è possibile? Noi ci incontravamo, stavamo insieme, parlavamo insieme, andavamo tutti al cinema insieme. Ma anche noi parliamo e discutiamo dei film che ci piacciono. E come fate? Online, col wifi. Queste cose non le capirò mai. Ma così, nonno, i miei amici li sento tutti i giorni. E quando vi vedete? Mai! Ma che razza di educazione ti hanno dato? Senti un po', visto che il mio regalo non ti è piaciuto, voglio fartene un altro. Metti il giubbino che nonno ti porta in un bel posto. Non voglio uscire. Dai, quante storie, su. Vedrai che ti piacerà. Noi usciamo un attimo. Andate piano, eh. Ma che posto è questo, nonno? Dove mi hai portato? Si chiama cinema. E qualche volta c'è venuto anche tuo padre con i suoi amici. Ah, e cosa facevi qua? Io lavoravo qui. E facevo vedere i film alla gente. E perché lo facevi? Come perché? Perché una volta i film si vedevano in una sala.
su uno schermo grande. Non è vero. Non è vero. Non ci credi? Vieni con me. Bello! Ti piace, eh? Io qui ho visto tutti i film di Harrison Ford. E conoscevo anche tutti gli spettatori. Conoscevo per nome. Sapevo anche dove si sarebbero seduti. E qua si stava tutti insieme a guardare il film. Zitti. Come zitti? Zitti. E se qualcuno voleva parlare? Poteva farlo, ma a bassa voce. In pratica, come in chiesa. Più o meno. Si poteva mangiare? Certo. Popcorn. O patatine. E gli hamburger? Beh, dai, non esageriamo adesso, scusa. Ti piace, eh? Altro che i tuoi computer o i tuoi telefonini. Wow, ma è gigantesco quello schermo. Sì. Purtroppo, un po' di anni fa è arrivato un brutto giorno in cui tuo nonno ha dovuto chiudere il suo cinema per lasciare spazio a quegli aggeggi che hai anche tu. E la gente si è dimenticata di come sia bello vedere un film in una sala con altre persone. Ridere, piangere, tutti insieme. E poi una volta non era come adesso che avete tutto e subito. I film arrivavano dall'America qualche mese dopo. E così si creava l'attesa. Ma è così pulito qua? È per forza. Tuo nonno è un nostalgico. Una volta alla settimana vieni qui e si vede un bel film. Ti piacerebbe vedere un film? Sì! Ma la mamma e il papà conoscono questo posto? Altro che, si sono conosciuti qui.